Buongiorno, buon inizio settimana. Per noi grande inizio. Nuovi documenti, nuovi atti, stiamo preparando il tutto, quindi qualcuno pensava che ci fossimo fermati? No, e lo vedremo anche perché sarà molto interessante esercitare il diritto di entrare nel tribunale con la presenza ancora dei militari in presidio all'entrata. Ah, ma sì, abbiamo scoperto. Sono stati posizionati in virtù dello spoglio che qui a Grosseto sembra venga fatto in tribunale. Ah, no, no, non è per quello, perché effettivamente stanotte a mezzanotte e tutta la notte i militari non ci sono stati. E quindi perché? Continuiamo a non comprendere la presenza, perché ci rifiutiamo di credere che sia soltanto in virtù del non permetterci di accedere all'atrio. Non possiamo dichiarare che non ci facciano accedere al tribunale perché ancora non abbiamo prodotto questa azione. Stamattina verrà fatto. E quindi vediamo, noi dobbiamo depositare degli atti in cancelleria e quindi vediamo. A proposito di questo deposito, c'è tanto da dire. Cominciamo soltanto con un termine che poi più avanti spiegheremo e come abbiamo già fatto per i precedenti atti. In questi 70 giorni che abbiamo messo in conoscenza anche voi, leggendoveli, faremo allo stesso modo per questo atto, questi atti. Ne prevediamo diversi? Sì. Sì, perché sono 73, 72 giorni. E se qualcuno a piacere a tenerci lì. In realtà noi no, noi, ripeto, abbiamo una vita e noi sentiamo l'urgenza di definire questa condizione. Ed ecco per quale motivo dopo 60 giorni non possiamo aspettare ulteriormente e dobbiamo, come abbiamo sempre fatto, mettere nero su bianco perché è quello che ci ha permesso di essere coerenti con noi stessi, con la legge, con il diritto. Alienazione. Atto giuridico con cui si trasferiscono ad altri soggetti una proprietà o un diritto su beni del proprio patrimonio mediante vendita, donazione, mutuo. Nella psicanalisi post-freudiana e nella scuola sociologica di Francoforte, le riflessioni sull'alienazione di sé, della propria natura e della possibilità di crescita interiore che l'uomo compirebbe nell'economia e nella società dei consumi, preferendo l'avere all'essere. In eccezione più corrente e meno specialistica, lo stato di estraniazione, di smarrimento dell'uomo che nell'odierna società e civiltà tecnologica e nell'organizzazione dei ritmi della vita si sente ridotto a oggetto e pertanto colpito nella propria identità e strappato alla propria autenticità. Ed in virtù di questo, la volontà di dichiarazione di status giuridico apolide. Detto questo, alla prossima.